That's one small step for man, one giant leap for mankind. Uscendo radio, India Alfa 429, linea decollo a pista 1-0. Andiamo avanti noi? Sì. Quanti ci vengono dietro? Sì, 1-7-0. Ti serve del velcro? Allora. 1-7-0, seguire sulla 1-0. Vento ce l'abbiamo a sinistra, okay. Il finale è libero, vai tutto il libero. Flap li ho messi, il freno l'ho tolto, il trim balla. Maia, quanti buchi fatti in QR. Oui. Senti chi? Mamma mia. Vibra. Ok, l'anemometro vola, vola, funziona. Beh, adesso vola anche. Sì, la pompa è accesa, tiriamo sui flap che non ce ne facciamo niente. 100 piedi. Silenzio. E riduciamo un po'. Al ruscello, l'India Alfa 429 lascia zona e frequenza, ritornerà. India Alfa 419 linea di collo, pista 3-4. C'è un Fagiani in centro pista. Vabbè, si sposterà. Ok, stai più sulla destra che c'è l'uomo là. Sì, il finale è libero. Vado. Fagiano si è spostato. Vai. La manica è sempre quella. Fortunatamente qua si salta meno. Senti che gioia. Occhio all'uomo. Ho visto. Senti il boscone, bosco, che pacca, eh? Su il flap, facciamo un po' di velocità, riduciamo un pochettino, viro a sinistra, non troppo perché la dolce, perché abbiamo la velocità di stallo che è virata, aumenta, ragazzo mio, lo devi sapere. Collegato con gli Alfa 49, lascia il zone frequenza, ci vediamo, ciao. Io rimarrei in ascolto a 130 adesso. Padova? Sì. Perché si mettono in contatto quelli che fanno lungo costa di solito. Ah, ok. Sarà figata, 250 piedi. Così siamo andati più forte. Ah beh. C'è un po' di mare o sbaglio? No, c'è un po' d'ondina lunga, niente di che. Ma guarda quel campo lì. C'è un po' di vento. Si vede anche sulle creste. Sì. Ma dovremmo averlo tutto nel culo poi tornare a casa, eh? Buono. C'è il bagnino lì sulla cosa, sul pattino. Qua mi dà un resume flight level 200, perché dentro da noi c'è una zona. C'è una zona. Ciao barca. Ma c'è un po' di ondina lunga, sì.
proprio onda lunga questa. Qui davanti c'è una corrente, guarda che roba che dall'alto si vede bene. Sì. Che da terra non te ne rendi mica conto, ma lì vai sotto e ci lasci le penne, eh? Io una volta l'ho attraversato a nuoto, mi sono cagato addosso. E ora? Quanto no,